Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi andremo a realizzare un bellissimo portaposate e un fiore nella quale andremo poi a mettere le nostre posate negli archetti. Qui come, così come vedete di fronte a voi. Allora, in questi due potete metterci anche il cucchiaio, quindi io ne ho fatti sei. 6 petali con lo spazio all'interno, sarà poi a voi decidere se metterli così in modo diverso, aggiungere il cucchiaio o meno. Allora andiamo a realizzare questa meraviglia e io andrò ad usare il mio Daphne Coton. Vi lascerò il link nelle box info. Andrò ad usare un uncinetto di 1, vediamo, no, 1,9 mm, 1,90, scusate. Allora, iniziamo il nostro lavoro facendo un anello magico e nell'anello magico andremo a lavorare 20 maglie basse. Quindi, anello magico, prendiamo il nostro filo e lavoriamo 20 maglie basse. Quindi la prima catenella e contiamo 20, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E 20. Ora lavoriamo un giro di maglie basse sulle maglie basse sottostanti, quindi andremo a lavorare nuovamente 20 maglie basse. Si inizia con una catenella, una maglia nello stesso punto di inizio e una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante. Fino al termine del giro. Chiudiamo maglia bassissima nella prima maglia lavorata. Ora andiamo a lavorare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lasciamo libere due maglie sottostanti, quindi una e due. Nella terza lavoriamo una maglia bassissima. Nuovamente 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Si lasciano due maglie basse libere, 1 e 2. Nella terza puntiamo nuovamente e chiudiamo a maglia bassissima. E questo lo facciamo fino alla fine del giro. Lavoriamo l'ultimo archetto insieme, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E si chiude nel punto d'inizio, in questo proprio qui, quindi non sulla base. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Ok, quindi qui nella prima catenella che si presenta. Chiudiamo a maglia bassissima. Lavoriamo una catenella e in ogni arco sottostante si lavorano 10 maglie basse, quindi una, due, 3, 4, tirate un po' le maglie verso di voi, in questo modo, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Abbiamo lavorato il primo archetto. Nel successivo facciamo la stessa identica cosa, passiamo in questo modo. E lavoriamo 10 maglie basse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. Vedete, spingendo le maglie verso destro,
verso destra, scusate, avrete poi il posto necessario per fare le 10 maglie basse. E si continua in questo modo, quindi si passa nell'archetto a fianco e si lavorano nuovamente 10 maglie basse. Questa operazione l'andremo a fare per tutti gli archetti restanti. Terminato il petalo, chiudiamo nuovamente a maglia bassissima nella prima maglia lavorata, in questo punto a maglia bassissima, ripeto. Ok, fatto questo, ora cosa dobbiamo fare? Giriamo in questo modo il nostro lavoro e facciamo questo movimento. Prendiamo l'uncinetto, lo passiamo davanti, lo passiamo dietro e facciamo una maglia. Passiamo l'asola. Scusate, l'uncinetto nell'asola in questo modo. Vedete, ho cacciato il filo e lo passo nell'asoletta. Ok, come se per fare un passaggio per passare nelle prime maglie basse sottostanti. Qui cosa facciamo? Puntiamo l'uncinetto dal di dietro verso il davanti. Potete anche piegare il petolo e fare semplicemente questa operazione, è più facile. Si lavora una maglia bassa e 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Nella maglia a fianco, quindi non su quella che abbiamo appena lavorato, ma in questa a fianco, andiamo a lavorare una maglia bassa, quindi sulle due maglie basse sottostanti. Ok, passiamo al prossimo petalo. Ho abbassato un po' la camera così magari si vede meglio. Quindi abbassiamo il prossimo petalo in questo modo e nuovamente lavoriamo nella prima maglia bassa che si presenta qui, una maglia bassa, 11 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e nuovamente nella maglia bassa a fianco qui un'altra maglia bassa. E questo giro lo ripetiamo per tutti gli altri petali. Quindi nuovamente abbassiamo il prossimo petalo, si lavora una maglia bassa, 11 catenelle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Nuovamente una maglia bassa in quella a fianco e proseguiamo in questo modo. Per tutto il resto dei giri. Se volete che questa parte esce un po' più lunga, potete aumentare di catenelle. Quindi, se volete una cosa un po' più grande, più ingombrosa, potete lavorarne di più. Comunque, a me io l'ho fatto così, mi sono trovata bene. Quindi proseguite in questo modo fino alla fine del giro. Lavorati tutti i nostri archetti, lavoro l'ultima maglia bassa. E chiudo a maglia bassissima in questo punto qui dietro, vedete, proprio qui dove abbiamo iniziato il nostro lavoro. E ora andiamo a creare i nostri petali. Quindi cosa facciamo? Passiamo nell'archetto in questo modo, quindi qui abbiamo terminato, facciamo questo movimento e lavoriamo una maglia bassa, una mezza maglia alta e 10 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Vi faccio vedere un attimino, ecco qua. Allora, io l'altro che ho fatto l'ho realizzato con un filato un po' più grande. Mi sono usciti i petali anche un po' più alti, quindi dipende, come vi dico sempre, anche dal filato che andrete ad usare. Quanto più grande è, più grande vi uscirà il lavoro. Allora, fatto questo, andiamo a lavorare 3 catenelle. 1, 2 e 3
e continuiamo nuovamente a lavorare 10 maglie alte, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Quindi siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Una mezza maglia alta e scusate, una mezza, io ho fatto una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa. In questo modo. Ed ecco qua realizzato il nostro primo petalo. Se volete vedere che comunque il petalo sia nella misura giusta per le vostre posate, potete fare la prova se vi rendete conto che è piccolo. Lo faccio vedere da di sopra. Ecco qua. Per me va bene, quindi tenete conto che voi lo andrete a lavare, a stirare di lato. Si cede un po', quindi diventa un po' più grande. Quindi se per voi va bene la dimensione, continuate in questo modo, altrimenti potete fare delle catenelle in più e avere un fiore più grande. Ora facciamo il prossimo petalo insieme e poi li realizzeremo tutti nello stesso modo. Quindi passiamo ora nuovamente catenelle a fianco, si lavora, far vedere per bene, quindi in questo punto una maglia bassa, una mezza maglia alta e 10 maglie alte. Tirate sempre le maglie man mano, così avrete più spazio nel lavorare le successive maglie. Quindi 10 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tiriamo un po' le maglie, le nostre 3 catenelle, 2 e 3, e nuovamente 10 maglie alte, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Quindi siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 10 una mezza maglia alta e una maglia bassa. Ok, abbiamo realizzato i nostri due petali. Guardate quanto è bello anche il color Tiffany è un colore meraviglioso. Allora, nello stesso modo andremo ora a lavorare i restanti petali e poi ci rivediamo alla fine, per vedere un po', il risultato del nostro lavoro. Arrivati al termine del giro, si chiude nuovamente con una maglia bassissima e il nostro bel fiore è terminato. Potrete usare questa meraviglia come segnaposto, in qualsiasi, occasione. Compleanni, veramente, comunioni, insomma, potete abbellire il vostro tavolo. Allora, io ho terminato il mio lavoro. Tenete conto che quando lo andrete a lavare e se volete lo potete stirare un pochettino, il lavoro uscirà veramente una meraviglia. Guardate quanto è carino. Questo è quello che ho realizzato con l'altro filato e questo è quello che ho realizzato ora. Guardate quanto è bello, questo se lo vado a stirare esce anche i pippiolini, diciamo, delle catenelle che abbiamo fatto. E questo è quanto ho realizzato oggi insieme a voi. Allora, vi voglio far vedere come sembra mettendo le posate dentro. Allora, io le vado a posizionare sempre in questo modo, in modo tale che comunque i miei petali rimangano belli dritti. In questo modo. E qui ci vado a mettere la mia forchetta, come già detto all'interno,
ci potete mettere anche il cucchiaio, alzo la camera così andrete a vedere un po'. Guardate quanto è simpatica questa idea, è veramente molto 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 bella. Tenete conto che io devo andare ancora a fissare il filato. Questo poi lo andrete a fissare sia dalla parte dietro che dalla parte dove abbiamo appena terminato il nostro lavoro. Che dirvi? Spero vi sia piaciuto questo velocissimo video, questo bellissimo fiore portaposate. Potete veramente realizzarlo in tanti colori e rendete la vostra tavola bella e colorata, diamo un po' di allegria ai nostri giorni. Ok, mie care, io vi saluto, mando un caloroso abbraccio a tutti e ci rivediamo prestissimo con un nuovo video. Mi raccomando, se vi è piaciuta la mia creazione, lasciate un bel pollice in su, condividete i miei video e ci rivediamo prestissimo. Vi ricordo che vi lascerò il link del filato nelle box info. Avrete anche la versione in filo con il filo lamé, quindi veramente molto molto bello e particolare. Un abbraccio, ciao!